Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui ad aprire questo pacco da Amazon perché l'ho comprato lì, perché era l'esclusiva autografata. E intanto tolgo l'ultimo rimasuglio della etichetta di spedizione. In realtà sto registrando questo insieme a un altro che ho appena finito di registrare, quindi se mi vedete vestito uguale è per quel motivo lì. Non so se li vedete uno in fila all'altro, uno prima e uno dopo, probabilmente uno prima e uno dopo quando ci sarà, perché mi stanno arrivando un botto di vinili. Quindi devo capire se farne due alla settimana per un paio di settimane o se tenermeli magari anche per coprire tutti i giorni. Intanto apro qui per dirvi che niente, l'avete già visto dal titolo, quindi vinile di Jam. Qui c'è il pacco come al solito. Ha fatto anche il firmacopie in Duomo, ma non ci sono riuscito ad andare. Poi ho detto tanto mi deve arrivare il vinile a casa autografato. Ho detto vabbè, me lo evito. L'ho comprato ormai più per una questione di ho tutti gli altri, mi prendo anche questo. Il disco l'ho ascoltato, mi è piaciuto. Me lo sono riascoltato anche oggi apposta perché ho detto poi dopo devo fare il video, mi rinfresco un attimo. Tre volte l'ho già ascoltato più o meno. Ci sono alcune canzoni belle. È più, cioè, mi piace più ascoltarlo nel complesso che singola traccia. È un po' un disco alla Jam dell'ultimo periodo. Mi è piaciuto di più forse il mixtape QVC9 e mi è piaciuto di più forse anche Davide. A parte che Davide ci sono legato più per altri motivi, cioè lo ascoltavo all'università con i miei amici e tutto. Questo l'ho appena iniziato a ascoltare, quindi magari devo ancora un po'. Tanto apriamo. Bellissima la citazione a Zoo de Roma di Noyz in pochette con Noyz. Allora, intanto tiriamolo fuori visto che l'ho già aperto. Eccolo qui, autografato con il pennarello tipo argento, bellissimo questo. La copertina in sé non è male, cioè non mi fa impazzire la sua testona qua, però mi piace l'accostamento di colore, questo lilla tipo, non è un lilla, è un fucsia sul bluette. La camicia, colorata, la luce, non mi dispiace per niente. Dentro ci si potrebbe trovare, un po' come la fabbrica di cioccolato, un biglietto argento o oro per una data del Summer Tour o tutte le date del Summer Tour, ovviamente argento e oro. Argento una, oro tutte. Non so, mi interessa trovarlo? Mi farebbe piacere, magari con l'argento ma contento, anche perché non penso di volerlo seguire in tour. Tutto. Quindi vediamo un po' subito se siamo i fortunati vincitori. Poi vabbè, per ritornare al disco, anche quella con Sfera, sì, me la sono ascoltata. Cioè, l'ho ascoltato senza aspettarmi, cioè, non con hype. Era molto più hypato con QVC9, ad esempio. Oh, qui non c'è niente. Vediamo un po' di farvelo vedere. Qui la sua faccia, qui lui che sta tipo affogando, tira fuori la testa. Vediamo un po' i vinili, partiamo dal primo magari, di solito. Qua non c'è niente, non so se l'aveva messo qui o dentro. Di nuovo la sua testa, il crocifisso tatuato sulla nuca, di qua lui. È sempre molto presente nei suoi album, cioè negli artwork del vinile, sia. Nonostante tutto, dove ci sono le foto fatte tipo per strada, QVC9, Davide, in tutte, è molto presente. Qua il primo disco che ha questo pattern che sembra un mezzo paesaggio lunare, tipo. Le tracce del disco 1 sono ad esempio Eclissi, che mi è piaciuta, con Neffa, Jorge Lorenzo, l'ho ascoltata oggi e mi è piaciuta molto di più del primo ascolto, Top con Madman e Pornstar con Sfera Ebbasta, Rolling parte 2, comunque vedete che riprende il tutto, cioè ha fatto tutto con la solita camicia, tutto il solito, solita ambientazione, luci, giochi di luce, così. Infatti da questo lato lui che penso sia sott'acqua perché lo vedo un po' in difficoltà e ci sono le bollicine. Di qua non lo so, però bellissimo questa luce rossa così. Qui il secondo vinile che riprende uguali, centrini uguali identici. Ogni volta con Venerus che mi era piaciuta. Pochette con Noyz e K.O. K.O. con Coez e Marracash, quella mi è piaciuta davvero tanto, bella, una delle migliori del disco forse. Vediamo anche di qua. Non c'è un cazzo, niente tour. In realtà ce l'ho già il biglietto annullato dal 2020,
lui e Madman, Jamie Tate e Madman, che dovevano essere ad Assago, non so più se, dove, quando lo faranno. Che dire, nel complesso, sì, mi piace. Cioè, forse degli album, tra quelli che ho in vinile, il mio preferito è Davide. Sia come artwork, come album, come vinili, tutto. Poi QVC, mixtape è l'unico che ho, è l'unico che esiste in vinile tranne la collection. Non mi dispiace, cioè, non fraintendetemi, non è che sto dicendo mi fa cagare. Però lo devo forse riascoltare ancora un po', cioè, poi mi piacerà perché alla fine mi piace il mood così che ha ultimamente, meno rap, un po' più, boh, non so come definirlo. Ah, tanta roba, qua è la prima volta che ce l'ho, diciamo, con il logo nuovo di tanta roba, che invece che la piramide bidimensionale è la piramide in tridimensionale, diciamo. Ora passiamo all'ascolto, che in realtà registrerò in un secondo momento, ma voi lo vedete adesso. Yeah, un altro giorno non passa sereno, lei che mi dice stai male ti vedo. Che ti diamo dentro una stanza di vetro. Cerco risposte tra il fumore e dire, si quando non fanno gentile, si quando non entro nei panni di un killer. Mi allevo e dopo uccido me stesso, chissà questa vita quando chiude il cerchio. Tutti sti rap 30 lancia che io scriverò non ti sei non mi
Niente, questo era l'ascolto, fatemi sapere cosa ne pensate del vinile, dell'album anche. In descrizione trovate il link per Amazon per comprarlo autografato se c'è ancora, o versione normale o CD, quello che preferite. Se comprate lo sapete che mi supportate e vedrete poi dei video in cui apro dei vinili scelti da voi. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!